È uno dei tre anticipi del girone A del campionato Under 17. Da una parte il Bologna che cerca di infrangere il tabù delle zero vittorie casalinghe in questo inizio di stagione. Dall'altra la Juventus che vuole dare continuità al suo splendido periodo di forma. Quattro partite giocate, 12 punti portati a casa. Buon pomeriggio da parte di Simone Cristiano della Giovane Italia e benvenuti allo stadio Luciano Bonarelli per Bologna-Juventus, settima giornata del campionato Under 17. Eccolo qui lo schieramento della Bologna, 3-5-2 con Gnudi fra i pali, Briguglio, Tupac, Igbinegun in difesa, poi sulla linea di centrocampo Capece, Baldini, Libra, Buicus, De Pace e davanti Brankov con D'Alessandro. La risposta della Juventus, un 3-4-1-2 con Nava fra i pali, in difesa Savonier, Vitrotti e Gilen, a centrocampo Cancila, Tiozzo, Borasio e Speker, Ceppi trequartista e poi le due punte, Durmisi e Samb. Ecco che arriva il fischio, è iniziata Bologna-Juventus. Libra ha spazio il numero 10, la controlla, arriva la sovrapposizione di Capece, servito in questo momento il numero 3, che può puntare, serve nuovamente il capitano del Bologna che va al centro, il pallone passa poi De Pace, prova la conclusione, arriva la deviazione decisiva. Ora, la chiusura di Savonia non preciso però, allora Capece di prima intenzione cerca Libra, con il fisico si aiuta molto bene, il numero 10 che prova, poi la conclusione, Paranava, ma buon tentativo dalla distanza del capitano Speker, subito da Samb, prova a fare sponda per Borasio, il 4 trova benissimo il numero 3 che non trova la porta, grandissima palla gol per Cancila. Con la Juventus pronta a battere sul pallone Ceppi. Nessun cambio invece per la Juventus, gli stessi 11 dei primi 45 minuti di gioco. Arriva il fischio. È iniziato il secondo tempo. Allora calcio d'angolo. Battuto corto con Speker che va all'interno dell'area di rigore per Durmisi che colpisce in pieno il palo di testa. Poi Mrankov prova ad andare via in velocità. Questa volta riesce ad avere per un attimo la meglio su Vitrotti. Rientra anche sul destro. L'attacco per Libra che non trova la porta con il sinistro. Prima chance di questa ripresa per il Bologna. Bene come esterno, poiché la sua leggerezza fisica in mezzo potrebbe creargli qualche difficoltà. Ora qui si lancia sul pallone Fustini, che passa, dribbling del numero 20, che prova a entrare in area, ancora Fustini, che va con il sinistro e trova una rete bellissima, il vantaggio della Juventus, del Bologna, con Kevin Fustini. Magia del neo entrato in campo, che sblocca il match. 10 minuti per provare a portare a casa la prima vittoria casalinga per la Juve, per il Bologna. Ora ci prova con questa conclusione dalla lunga distanza il numero 19 Rossitto. Parata di Nava e poi pallone che termina anche sulla traversa. Grandissima occasione per raddoppiare per il Bologna. Il centrocampista centrale Emiliano. Ancora Borasio. Tiro cross, il pallone arriva ad Amadio che trova una grandissima rete, l'ha pareggiata la Juventus, l'ha pareggiata al 41esimo con il suo numero 19, 1-1. Di vincerla perché tutti vanno in area di rigore. Poi Borasio. Bravo qui il numero 19 Rossitto a passare, a servire in profondità Fustini, solo contro Nava, Fustini con il sinistro, non trova la rete, grazie a un super miracolo di Nava, a un passo dal nuovo vantaggio il Bologna. Fustini questa volta anticipato da Gilen, Tiozzo alla per Amadio, tocca il pallone Tupac, poi la chiusura da parte del Bologna, ancora Juventus però con questo pallone al centro, il colpo di testa di Tiozzo e poi da pochissimi passi non trova la porta. L'attaccante della Juventus allontana il Bologna, mancano 5 secondi, vediamo se fischierà subito l'arbitro, ci sarà un'ultima occasione.
ancora Juventus che arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce 1-1, una bellissima partita tra Bologna e Juventus. Il Bologna che torna a fare punti dopo la sconfitta contro il Cesena, salendo a quota 9 in campionato. Per quanto riguarda la Juventus, il primo stop comunque allunga la sua striscia di risultati utili consecutivi, 5 risultati utili consecutivi, e sale a quota 13 punti in classifica. Intanto secondo me è stata una bellissima partita, giocata a ritmi elevati, due squadre che si sono affrontate a viso aperto. E io parlo dei miei ragazzi, sono orgoglioso di questa prestazione perché abbiamo affrontato una squadra forte, molto forte, senza timori reverenziali, con grande coraggio, con grande personalità e siamo arrivati veramente a pochi minuti da un'impresa importante. Quindi il nostro percorso di crescita mi piace, siamo sulla buona strada, speriamo di continuare così perché anche altre partite contro il Genova, contro il Sassuolo abbiamo fatto bene, poi siamo incappati magari in passi falsi con squadre magari meno blasonate come Reggiana e Cesena. Quindi adesso domenica abbiamo la Carrarese e secondo me è un banco di prova importante per vedere anche la maturità dei miei ragazzi. Guarda, oggi dall'inizio sono partiti quattro ragazzi che in genere non giocano titolari, quindi rispetto alle partite, alle prime 5-6 partite già avevo fatto un bel turnover, dando fiducia a ragazzi che comunque durante la settimana si impegnano sempre e lavorano molto bene e hanno dimostrato oggi di poter fare molto bene la loro parte. Come hai detto tu giustamente nel secondo tempo, noi sapevamo che per reggere l'urto contro una squadra così forte dovevamo giocare a ritmi alti. Nel secondo tempo la Juve ha alzato un po' i ritmi, i giri del motore, ci è venuta ad aggredire forte e noi un pochino abbiamo pagato, senza concedere però secondo me granché. Poi come hai detto giustamente tu con i cambi abbiamo ritrovato vitalità, abbiamo ritrovato energia e ripeto, siamo andati ad un passo dalla vittoria, anche perché abbiamo avuto due occasioni clamorose con la traversa di Rossito e l'uno contro uno col portiere di Frustini. Secondo me erano due occasioni che se facciamo il secondo gol la chiudiamo e secondo me la vinciamo anche meritatamente.